Anastasio, X Factor, Fedez contro Shade e Jewel. Conoscete tutti questi nomi? Sapete di cosa vi voglio parlare? Sì, del mondo rap, trap, hip hop, di cui sono massimo esperto e su cui vi illuminerò solo dopo la sigla. Bentornati cagnacci sul mio canale YouTube, sono Deli Mello, massimo esperto di musica, il più grande guru di Sanremo e di X Factor, azzecco i finalisti e i vincitori ormai da una vita e mezza, ma dietro le quinte, se di giorno sono l'eroico pronosticatore di vittorie di show musicali televisivi, dietro le quinte di notte sono anche un addetto alla comunicazione digitale, per la precisione un social media strategist o YouTube strategist e digital PR, tanti nomi che non avrete capito, ma fa nulla. Diciamo che però tra i tanti lavori che faccio per aziende private, ultimamente mi è capitato tra le mani un cantante che non nominerò, altrimenti voi andrete lì sotto a scrivergli tante parolacce tipo te di cura dell'email, e noi queste cose non le facciamo. Ma nella mia ricerca sul mondo della comunicazione della musica ho compreso delle cose, pur in realtà non essendo io un vero e proprio massimo esperto del settore musicale, ho dovuto buttarmi dentro e ho capito alcune cose. Sentite con me se le condividete oppure meno. Sono un fan di X Factor, ma sono anche un fan di Shade e Jewel. E questi due mondi, X Factor, Shade e Jewel, vi spiegherò perché li metto insieme, sono anche due modelli totalmente diversi di arrivare al successo. Uno è più giusto dell'altro, uno è più sbagliato dell'altro. Secondo me, se vogliamo parlare di quello che è semplicemente la creazione artistica, cioè l'impulso che ha un artista di tirar fuori quello che ha dentro, farlo godere agli altri, è secondario, ma sicuramente chi fa l'arte, una volta che l'ha esternata, come mi insegna il buon V-Club, ha fatto l'arte. Poi venderla, secondo me, non va ad inficiare il processo artistico che c'è stato prima. Poi venderla è giusto, no? Ora ho pensato, guardiamo a cosa succede a X Factor. A X Factor succede questo, soprattutto questa stagione, secondo me, è super chiarificatrice. X Factor nel corso del tempo, siamo a 12 edizioni, ha tirato fuori forse 3-4 artisti di successo, che poi non hanno manco, molti di loro non hanno nemmeno vinto in realtà. Sono arrivati ad un certo punto della competizione, sono arrivati magari in finale ma non hanno vinto. Sono Marco Vengoni, vabbè, in quel caso abbiamo un vincitore, Francesca Michelin, Noemi, che per esempio non vinse, i Maneskin che non hanno vinto, e poi Giusy Ferreri pure che non ha vinto. Questi sono i 5 nomi usciti fino adesso in 12 edizioni di X Factor che hanno avuto una continuità a seguito del programma. Ma perché su tutto quel patrimonio, diciamo su tutta quella scuderia di artisti che in 12 edizioni sono andati a X Factor, solo 5 hanno avuto successo? Ce lo fa comprendere, secondo me, Anastasio, personaggio rapper, cantante, cantautore, poeta di questa edizione, che per me è il più bravo di questa edizione, che si sta distinguendo rispetto agli altri moltissimo e che, come giustamente hanno detto in gara alcuni giudici, lui sarebbe già pronto per pubblicare il suo album, perché sta riscrivendo da un altro punto di vista canzoni famosissime del cantautorato italiano, e questa sera si è esibito con una versione del brano famosissimo di Pink Floyd. Perché Anastasio sta spiccando? Non dovremmo aspettare neanche la fine di X Factor, che probabilmente coronerà vincitore qualcuno che è molto più popolare e molto più ha un background musicale molto più affine a quello della massa. Perché in questo programma, facendogli fare quella cosa, lui conserva il suo principio artistico, cioè lo scrivere. Gli altri sono soprattutto interpreti, e magari se qualcuno anche autore che può avere una capacità di scrivere testi, non essendo dentro la forma rap e hip hop di Anastasio, che si presta di più a riscrivere da un altro punto di vista e fare uno show, non riescono ad essere così forti, ed è per questo che alla fine di questa edizione probabilmente sentiremo parlare di uno, massimo due artisti. E
alla fine mi sono detto, come mai c'è tutto un panorama musicale indipendente che si autoproduce la musica, i dischi, ha canali YouTube, sfrutta i mezzi digitali giustamente per arrivare in alto, questi anche se fanno buoni numeri, se sono interessanti, poi non riescono a ottenere passaggi in radio o nei principali canali di distribuzione, se non in questo momento fortissimo va un genere che è la trap, è giusto, cioè siamo in questo periodo, è giusto che vadano le cose così. Ma gli altri? Ecco, gli altri si lamentano che non arrivano a X Factor, però c'è da dire una cosa, neanche sfruttano benissimo i mezzi che hanno a disposizione. Gli unici che per me Shade è il miglior personaggio maschile che ci sia sul web in questo momento, che sta anche dentro questo genere di pop rap, mettetela come volete, è il miglior personaggio femminile che è Jewel. Non so se l'avete mai seguita, ma adesso vi spiego perché li ho messi insieme questi due. Sono gli unici che io abbia scoperto, quindi potrebbero esserci negli altri, che però hanno avuto buoni numeri quando hanno pubblicato i loro pezzi, eccetera, eccetera, che hanno capito che il YouTube, perlomeno, ti lascia la possibilità di intraprendere la tua carriera artistica senza doverla mediare con un programma che ti costringe a fare cover, magari spersonalizzandoti, perché la cover, se non hai una fortissima identità, che è più facile farla con la band che da solo, ti spersonalizza, e per questo magari anche il vincitore che è piaciuto, in quel momento era un personaggio, quando è finita, Michele Bravi è un esempio, fu messo da parte. Poi è successo, arriva Shoril, lo prende, gli fa fare un percorso da youtuber più che da cantante, fino però a fargli fare la sua musica, lui va sul palco di Sanremo, vince, è successo. Questo vuol dire che i mezzi digitali possono superare X Factor conservando, secondo me, l'artisticità della persona. Cosa fa Shade? Cosa fa Jewel? Shade è un rapper che scrive dei pezzi che sono diventati anche molto pop, ma così fa sul canale YouTube. Lui fa dei pezzi rap con delle rime su degli argomenti iperpopolari, può essere Harry Potter, può essere i mondiali, può essere i cartoni animati dell'infanzia, può essere la Disney, ci rappa sopra, e siccome sta molto 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 sul pezzo, grazie a questo tipo di cantato, fa un botto di visite, fa un botto di condivisioni perché il contenuto è stravirale, e alla fine di ogni brano lui dice uscirà il disco di Shade il tot novembre adesso. Quindi lui è diventato un signor personaggio, che poi ho sentito un pochino in giro chi da organizzatori di eventi che hanno in mano i numeri dei manager, sentono i prezzi, beh, i prezzi sono di un certo tipo, pur non essendo lui mai stato a X Factor, come tanti altri personaggi della musica ovviamente, però Shade ha avuto un percorso molto youtuberista, mentre gli altri no, cioè solo cantati, pezzi che vanno. Jewel fa una cosa ancora più interessante. Voi direte, Delli, chi è sta Jewel? Ragazzi, Jewel è una turbofregna, punto uno, cioè nel senso, vediamo se riesco a farvi capire il discorso della turbofregna. Non metto la musica altrimenti mi partono le cose di copyright. Dovreste sentirlo, ok, tac, così. I brani sono pop orecchiabili che ricanticchio come mi pare a me, ma sapete come l'ho scoperta? L'ho scoperta perché stavo cercando delle cose su Gali, mi esce tra i suggeriti un video di Jewel, voi direte che fa la cover di Gali? No, Jewel ha capito una cosa, come si sfrutta il mezzo YouTube. Jewel fa dei videetti, cosa giustissima secondo me, se si vuole presidiare un social e usarlo come proprio poi mezzo di pubblicità, fa dei video che non hanno il successo di Shade, che è molto virale, fa dei video dove si parla, sono molto simpatici, come mettersi in posa per una foto sempre perfetta, sono realizzati pure bene i video. Jennifer Lopez, la diva senza età, Bruno Mars, le reti di Michael Jackson, Gali e la mamma, ecco questo video, intercettai, Gali e la mamma, e quindi lei che cosa fa? Piuttosto che tenere un canale fermo, visto che non si parla ancora di personaggi iperpopolari che
qualsiasi respiro fanno sono seguiti, Gue Pequeño che lascia la sposa, Sfera Ebbasta che lascia quell'altra, no? Che sono sempre sulla bocca di tutti. Secondo me presidiare il canale digitale che si sceglie per fare musica, e quasi tutti scelgono YouTube perché le visualizzazioni sono di maggior qualità, è un'ottima idea. E come fanno anche ad esempio gli Arcade Boys, che hanno un canale di critica molto satirica, fanno un botto di visualizzazioni, poi quando Barlo esce col suo pezzo rap, la gente ovviamente stava lì a sentire che cosa diceva uno che aveva sempre criticato gli altri. E Jewel spacca perché è così che si deve fare. Tu sai ballare? Lei sa ballare. Tu sai cantare? Sai cantare. Sai muoverti, fare così, sei di bella presenza, sfrutta queste caratteristiche sul mezzo e non aspettare solo l'anno in cui pubblichi il tuo video del tuo singolo e cose così. Vedete come sono diverse queste cose? Jewel, probabilmente, in un X Factor, o Shade, in un X Factor, sarebbero stati totalmente depotenziati. Depotenziati perché sono, Shade ha un tipo di rap particolare, Jewel ha un tipo di fare questa musica hip hop, pop, chiamiamola come volete, che consiste anche nel giocare tantissimo sull'immagine, sul ballo, e se noi guardiamo questa edizione X Factor vediamo una regia che va a pesci da ovunque, non funziona, ti fa perdere i personaggi, quelli un pochino più dinamici, e allora io sono giunto a una conclusione. X Factor è sicuramente una bella vetrina che ti può dare un boost, ma o hai una caratteristica che si presta a quel tipo di competizione, una Martina Attili in questa competizione è forte perché riesce a essere personaggio pure mentre canta, poi c'è stata una buona scelta dei brani, ma chi c'ha soltanto una bella voce è ovvio che non sia un personaggio di grande fascino. Fedez, e qua torniamo al principio, che l'ha capito, che cosa ha fatto su Renza? Fedez su Renza ha sviluppato un gossip, è palesissimo, si abbracciano, si sbaciucchiano, poi lui gli dà mi sono innamorata di te, gli dice le stesse cose che ha detto alla compagna quando si è sposato, sul che gli fa cadere i muri, no? Fomenta un pochino il gossip, la gente tiene in campo Renza, che per questa competizione è molto normale e normi, la tiene in campo perché è affascinata da tutta questa cosa. Ora, il marketing, giustamente, segue le sue logiche, Fedez si vede del marketing, va benissimo. Però, sinceramente, io se fossi capace di cantare, come avrete sentito sicuramente quando ho cantato Coez, la musica non c'è, non avete visto quel video, ve lo lascio qui sopra, andatevelo a vedere. Ecco, secondo me, io se fossi un artista, ed è un consiglio che do anche a quelli che gestisco, che non hanno voglia di andare X Factor proprio anche per questo tipo di discorsi, ok, lì ti snaturi, non emerge la tua figura, è più, secondo me, opportuno seguire un processo di visibilità attraverso i social, che però va sfruttato alla Jewel e Shade, cioè usando il mezzo non solo per pubblicare la propria canzone, senza snaturare quello che ti senti, cioè il fare un video dove parli di Gali o dove parli del selfie perfetto, non è snaturare la tua arte, è semplicemente occupare il media dove distribuisci la tua musica con altri contenuti che non sono la musica, non vanno confusi. Spero di essere stato chiaro. Anastasio, vai Shade, non vedo l'ora di comprare il tuo CD appena esce, vai Jewel che spacchi tutto. Bella turbofrenia, bella turbofrenia. Ciao.